Bella, bella, bella ragazzi, mitici Drums su Extraction. Io avevo provato la beta test, ma non potevo streamare, non potevo dire nulla, assolutamente nulla di questo meraviglioso gioco. Adesso è uscito, finalmente l'ho ritrovato sul meraviglioso pass della Xbox, della mia Series X, fighissima, e andiamo a giocarlo. Io vi dico la verità, non l'avevo fatto tantissimo, eh. Amò. Allora, qui c'è bordello, ragazzi, un bordello incredibile. Allora, caffè, mesbu. Eccoci qua. Cosa devo fare? Iniezione e tornerai Oh, qui. ah no, niente. Allora, operatore, doc, guaritore, rianima l'aria, velocità corazza. Poi abbiamo Ela. Stordente, pressione, velocità, corazza. Poi abbiamo Pulse. Non mi piace tanto il fucilozzo suo. Questo cos'ha? Va bene, dai, ci sto. Se per salvare vite devo uccidere, e sia. Posso scegliere un mitrozzo? Vai con l'MP5. Questi dati non disponibili. Allora, cosa mi fai scegliere che non si può fare niente? Va bene, dai. Ok, conferma dotazione. Pronto, andiamo. Proviamo questa figata. Dopo lo giocherò con altri amici. Il React ha approntato dei protocolli per salvaguardare la sicurezza del personale. Le aree in cui si concentra l'attività del parassita sono definite zone calde. Ciascuna di queste è suddivisa in tre sottozone, separate da camere stagne. Si parte da quella più sicura per completare gli obiettivi e ottenere informazioni. L'attività del parassita cresce dopo ogni camera stagna. Il compito delle camere è limitarne la propagazione. Gli operatori possono richiedere l'estrazione al punto designato e tornare alla base con le Perfetto, informazioni raga. ottenute. Più ci si inoltra, migliore sarà la qualità di queste informazioni. L'ecosistema del parassita è sensibile alle intrusioni. Oltre una determinata soglia, scatena un attacco massiccio volto a eliminare la minaccia. Procedete all'estrazione prima che sia troppo tardi. O verrà applicato un protocollo di sicurezza. Gli operatori che restano indietro per un qualsiasi motivo vengono considerati Muoiono. dispersi. Un dispositivo di stasi entrerà in azione per proteggere i dispersi dal parassita. La successiva spedizione nella zona calda potrà tentare di salvarli. Il React farà di tutto per non lasciare indietro nessuno. Ok. Per iniziare, diamo un'occhiata ai nemici. Allora, elimini gli archei, Ok, andiamo, raga. Allora, i tuoi nemici. La maggior parte degli archei ti attaccheranno in un momento. Era, C'è un ok. archeo che va Dai, diamo. abbattuto con la lama React, che è in grado di prelevare un campione. Per cercare il bersaglio si può usare il drone React. Allora, vi dico la verità, mi dà subito l'impressione dello Il sfarfallamento. bersaglio è vicino. Ecco il bersaglio. Ok,
Ok. Perfetto, la lama React si usa proprio così. Meglio averla sempre con sé. Procedere alla camera stagna. Allora. Diciamo che secondo me se c'erano hanno sentito. Ma gli amici mi hanno detto che era bello tosto, eh. Hanno detto che era bello tosto. Ok, kit medico. Sequenza di transizione. Transizione alla sottozona successiva. State in camera stagna. Questa sottozona è un modulo di addestramento all'ecosistema del parassita. Licenze del chiede, ok. A volte dovremo piazzare tracciatori automatici nei nidi per poterli monitorare. Troviamo qualche nido. Allora, troviamo i nidi. È abbastanza particolare. Potrei anche abituarmi al... visuale un po' sballare. Siamo vicini, altrimenti addio, ritorno alla base. Ottimo lavoro, comportiamoci così anche nelle incursioni reali e riusciremo a contenere gli archei. Ma dai, facciamoci una partitella. Ciao ragazzi, benvenuti mitici. New York, San Francisco, Alaska. Truth of Consequence. Incarichi, protocollo milestone, training 17. Una merda. Non siamo nulla senza la nostra squadra. Per lo stesso motivo, ognuno deve fare il suo. Alibi, Finca, Ibarra, Virgil, Sledge e Lion. Qui a React farai parte del ramo di ricerca militare di Rainbow. Conoscere il nemico è metà della battaglia. Dobbiamo scoprire il più possibile su questa minaccia. Al momento sappiamo di 4 regioni. Stiamo installando mura di contenimento, camere stagne e l'equipaggiamento React per le incursioni. Con ogni incursione speriamo di ottenere nuove informazioni, dalle origini del parassita al suo comportamento adattivo alla sua biomeccanica. Con i dati ottenuti potremo sviluppare tecnologie all'avanguardia in tempo reale. Potremo aggiornare l'arsenale del React e il parco dei dispositivi con cui acquisire informazioni. Ma non possiamo affidarci solo alla tecnologia. Completare gli obiettivi significa acquisire esperienza sul campo e conoscenze tattiche per restare sempre un passo avanti al nemico. Ciò getterà le basi per il contributo di altri operatori in futuro. Ci serve tutto l'aiuto possibile. Scopriremo il necessario sul parassita per avere una possibilità di vittoria. Figo. Figo figata. Figo, figo, figo figata. Ah, sarebbe il pass. Vediamo questo invece. Allora faccio. Ricordo che lo sto giocando alla Series X, raga. Che idiota. Non vedi che mi fai ombra? Elisa, scusa, non volevo essere scortese. No, colpa mia. Guardo solo come procedono le cose. Non male. Anzi, bene, direi. Guarda un po' qui. Non capivo perché si surriscaldasse.
Poi un operatore è tornato con dei dati su come il parassita riesca a dissipare enormi carichi termici e boom! La soluzione. Certo, il parassita è orribile, ma è la nostra migliore il nostro equipaggiamento. Elena, se continui di questo passo, giuro, non ti farò mai più ombra. Sì. Ok, allora. La nostra tecnologia è iperavanzata. Tra prototipi e ordinanza abbiamo in mano armi all'avanguardia. Ok, raga. Ok, raga. Ok, raga. Allora, proviamo un attimo a vedere com'è. Ok. Quindi tecnologia, il React, la corazza, granata, vediamo il codice, progetti e negozio per comprare tutta la roba. Io farei così, guarda. Poi dopo giocherò con i miei amici, questa sera non siamo riusciti a metterci d'accordo, gioco così. Io vado con Doc. Solo ritardando l'inevitabile. Perfetto. Hello guys. Granata fumata. Un attimo i tempi di caricamento veloci. Ok. La mappatura dei nidi evidenzia la presenza di nidi aberranti nella zona. Troviamoli. Allora, questi avranno già giocato un botto perché sono tutte le...
e recuperiamo un campione del neoplasma. Sto ricaricando! Usiamo altri aberranti per attivare il neoplasma. Cazzo! Forza! Dai cazzo! Ai 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 ai! Loca. Porca loca! Prendo l'operatore. Dobbiamo portare l'operatore alla capsula di estrazione. Porca loca! Difficilissimo, raga. Aiuto, aiuto, aiuto. Ma dove sono gli altri? Cazzo. Ah, morto definitivo. Squadra a terra. Cazzo, la prossima missione sarà di salvataggio. Terribile! Caspita, raga! E ci credo che bisogna venire con gli amici, perché è un dito nel culo. Scusate, è veramente difficile questo gioco. Dalla beta che era tutta puntinata, che mi faceva star male quasi a giocare, quindi non l'ho fatta assolutamente per niente. Adesso, caspita! Caspita, direi. Ok. Quindi, cosa devo fare? Facciamo un'altra partitella, eh?
livello di minaccia moderato. Ah, che bello! Il meglio che la Polonia ha da offrire. Che simbolo è quello di questa gente? Il mio Xbox, l'altro non capisco. Ok, il posto dovrebbe essere sempre questo, quindi non lo finiamo. Attivazione di tutti i tracciatori. Non siamo proprio. Alcuni archei sembrano comunicare con un'elite. Dobbiamo evitare che questo crei un branco, sarà impossibile contenerlo. Eliminiamone alcuni per far uscire l'elite allo scoperto. Mi dà un po' l'effetto, ma ecco, diciamo che è fatto bene, quindi... Vediamo se capiscono. L'elite si farà presto vivo. Porca miseria. Come esplodono. Stanno correndo, raga. Avviando la sequenza della camera stagna, la sottozona diventerà inaccessibile. Munizioni prese. Ok. Ricarico. Ah, cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Do un contatto! Cessate il fuoco. Sto ricaricando. Abbiamo un ferito da estrarre. Potrebbe essere stato spostato. Gli archei potrebbero averlo portato ovunque. Proviamo a estrarre il disperso. L'albero archeo opporrà resistenza. Fuoco amico! Fermi! Ricarico. Miriamo ai punti d'ancoraggio. Spariamo quando si aprono. Ah. L'albero archeo sta cercando. Ricarica! Tiriamolo fuori da lì. Ok, devo stare a tirarlo fuori tutto il tempo. Ricarica.
finché si rompe. Cazzo, vai! Dove lo portiamo? Ecco, mi hanno abbandonato, vedi, cazzarola! Porca! Cazzo, dove sta merda? Sì! Cazzo, dove sta merda? Ma vaffanculo! Thank you. Estraiamo il ferito, portiamolo alla capsula di estrazione. Vaffanculo. No. No, raga. Incredibile. Riposerò finché non li avremo recuperati. Cazzo. Ma è difficilissimo. È difficilissimo. Devo giocare con l'amico Thor e zio Mario. Gli devo insegnare a giocare. Perché non è che è difficile da capire. Però probabilmente ci sono dei trucchettini o delle cosettine da fare. Fichissime. Che sinceramente così a occhio non riesco a farlo, non riesco a capire, non devo, so. Beh, sì, chiaro che se tu prendi il coso lì bisogna sparare, adesso lo so. Il medico riceve. Ok, vediamo un attimo cosa scelgono loro. Ok, questo non è disponibile. Non è disponibile. Allora, faccio l'ultima, ragazzi, non per niente, ma perché volevo andare avanti un po' a Far Cry, così almeno riusciamo a finire anche quel gioco lì. Ok. Dai ragazzi, facciamo il sabotaggio, l'ultima partita. Grazie alle torri arche. E dopo ci vediamo nel week. Si spara.
Porca loca. Ma cos'è sta merda? Esplosione localizzata. Piazziamo le cariche e proteggiamole fino alla detonazione. Carica reactive scaricate. Porca loca. Come fa a esplodere il cazzoio? Marca in arrivo. Contatto, contatto. Proteggiamo le cariche fino all'esplosione. Fermiamo quegli Arcane, non devono raggiungere le cariche. La finestra è stata barricata. Rifiuto io. Finestra barricata. Ricarico. Carica disabilitata. Fusione interrotta. Ricarica. Gli Arcane si adattano rapidamente, ma siamo ancora in grado di batterli. O di fuggire. Io sto barricando. Magari è una trappola mortale. Ricarico. Infatti, cosa ho visto. Cazzo! Stronzo! Munizioni qui! Fumogeno laggiù! State nella camera stagna o diverrete di IA. Sequenza di transizione. Granata impattata! Io sono a zero di da quella parte. L'operatore di IA. Sto meglio. Venti mi ha dato. Madonna, schifo. Passi bassi. Questi schifi qua sono quelli che si buttano fuori. Oh, in live, eh? Cazzo, non credo. Credo lì è proprio un problema di avvia il telefono, magari. No! Tagliamo l'operatore. Va messo nella capsula di estrazione. Extraction. Possiamo usare un dispositivo da ricognizione per localizzare l'obiettivo. Game Pass Ultimate. Abbiamo. Si attaccano! Se tentiamo di salvare l'albero arcano troverà da finisco la live. Io sono morto perché mi hanno lasciato indietro. Cazzo, è difficilissimo. Inseriamo l'operatore nella capsula di estrazione. Lascio l'operatore qui.
Secondo me vuole andare a prenderlo, ma va dove era? Il problema è che finisce davvero troppo in fretta i colpi. Madonna, dove spara? Perché spara così? Che figata. Dai, finiamo così, perché il tipo che si è ammazzato con la bomba è stato veramente veramente mitico. Va bene ragazzi, dai, tanto la presentazione del gioco sul mitico canale di Marco Drums Games Channel l'abbiamo fatta, e dopo ci metteremo d'accordo con Toradin e il mitico zio Mario per fare un'altra bellissima strafichissima partitozza insieme. Ok ragazzi, dai, sì, tutto sommato mi piace, tutto sommato mi piace, non è niente male, è bello difficile raga, sì, io vi devo dire che è bello difficile, comunque dai, ci divertiamo un po' insieme, tanto sapete che Marco Drama si diverte quando gioca. Non c'è incazzature, non c'è robe strane. Da Marco Drums Games Channel su Twitch è tutto. Io vi saluto alla prossima live insieme. Magari riusciamo anche a finirne uno. Tappa 4, tappa 7, tappa... Ehi, voglia. E come si dice, ciao a tutti amici. Vi raccomando di seguirmi su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord, ma che non uso mai, ma soprattutto YouTube e Twitch, mettete un mi piace, commentate e mi raccomando seguitemi con un bel campanellino. Ciao amici miei, alla prossima da Marco Drums Games Channel, Xbox Series X, Game Pass Ultimate strafichissimo, Rainbow Six Siege, no, Rainbow Six Extraction Ubisoft. Marco Drums Games vi saluta, ciao mitici, amici miei, ciao.